In questo video vi dico perché i resort non mi piacciono più. E il motivo principale è che è tutto troppo facile. Ciao viaggeros! Quando decidiamo di fare un viaggio, possiamo decidere di alloggiare in diversi tipi di strutture. La mia preferita è sicuramente l'ostello, ve lo dico già. Ma tra le tante ci sono i resort extra lusso. E vi sembrerà impossibile, ma ci sono stato. E quindi oggi ho deciso di fare un video su perché non mi piacciono più i resort extra lusso. Il primo piccolo problema è che è tutto schifosamente a portata di mano, molto spesso utilizzando un braccialetto all-inclusive, che vi darà accesso a tutto l'alcol che volete, a qualsiasi ora del giorno e al cibo quando e se lo riterrete opportuno. E questo mi fa abbastanza incazzare, soprattutto perché se decido di andare in viaggio da qualche parte, voglio assaporare anche la cucina del posto, oltre a provare ovviamente le birre che producono lì vicino. E invece i resort tendono a proporre una cucina che va bene al turista da qualsiasi parte del mondo provenga. E quindi colazione continentale, solite ricette, solite cose che troverete in qualsiasi parte del mondo quando sarete all'interno di un resort o di un villaggio. Abbastanza fastidioso. La seconda cosa che non mi piace così tanto del braccialetto all-inclusive è che ti trasforma in una bestia. Perché è davvero troppo facile avere a che fare con bevande alcoliche. Troppo. Una disponibilità infinita senza avere l'impressione di spendere soldi. Questo perché i soldi sono già stati spesi. E una terza cosa è che i resort, o comunque i villaggi all inclusive, tendono ad attirare persone che hanno particolarmente voglia di rilassarsi e che si stupiscono quando dici che vuoi fare un giro dall'altra parte dell'isola andando in macchina per i cazzi tuoi. Perché non è sicuro, perdi un sacco di tempo, cosa vai a farci che tanto qui ci sono i lettini gratis e puoi prendere il sole comodamente in spiaggia. Ed è proprio la cosa che sto tentando di combattere nella vita. E quindi ritrovarmi anche involontariamente in un mood psicologico come quello che immagino in queste persone, lo trovo un po'... mi mette un po' a disagio, ecco. Ma la cosa più importante in assoluto è che stiamo arrivando in un momento storico in cui avere un servizio extra lusso o all-inclusive perde tutta la vita rispetto ad avere un'esperienza con i controcoglioni. Sì, molto meglio un'esperienza on the road che ti porterà in posti che non vedrai mai più nella vita, probabilmente, rispetto a un braccialetto all-inclusive che ti permetterà di bere birra dalla mattina alla sera senza avere l'impressione di pagarla. Perché l'hai già fatto. Senza contare che in resort, se arrivi pieno di polvere e sudore, reduce da una giornata con un'escursione in Almendron dall'altra parte di Cuba, dovrai anche sopportare che ti guardano male, sti stronzi. Quindi è arrivato il momento di scegliere. Potrete diventare delle persone che dicono «No, ho paura, voglio la mamma». Oppure persone che hanno davvero delle grosse palle. E in questo caso per voi ho degli ottimi tutorial. Ciao ragazzi, divertitevi. E se mettete un braccialetto al polso, fate che non sia all-inclusive. Rovina la vita.